Un caro saluto ai telespettatori di Telegolfo e abbiamo il secondo ospite di questa puntata della nuova serie di Agorà, è la professoressa Mimma Nuzzo. La professoressa Mimma Nuzzo, che è consigliere comunale uscente, è stato capogruppo per il Partito Democratico e in questi giorni ha confermato la sua ricandidatura al Consiglio Comunale. Nel precedente mandato Graziano, che come sapete si è concluso prima del tempo con le dimissioni del sindaco, ha presentato varie interrogazioni comunali. Qualcuna di queste ne parleremo tra poco, ma prima la domanda di routine che rivolgo a ogni nostro gradito ospite. Se può riferire ai telespettatori un po' il percorso politico, i precedenti impegni istituzionali, politici avuti. E, fra l'altro, evidenzio già io che la professoressa Mimma Nuzzo ci ha dato la felice sorpresa di un ritorno femminile in Consiglio Comunale a suo tempo. Eh sì, è vero. Intanto grazie per l'invito, grazie per l'ospitalità. Il mio percorso, l'ho ripetuto tante volte e quindi lo ripeto. Io avevo questo interesse grande per il mio paese, dove dico di vivere per averlo scelto. Sono andata in pensione appena ho avuto la possibilità di farlo, perché poi mi sono laureata a 23 anni, per cui ho cominciato a lavorare prestissimo cioè a lavorare subito, e quindi ho pensato che il lavoro in qualche modo mi privava di altre cose che mi sarebbe piaciuto fare. Poi nel 2010, quando ci sono state le elezioni amministrative, ho pensato di scendere, insomma, nel mio partito, ovviamente, prima di tutto nel mio partito, poi il resto. E sono stata eletta ed è stato un momento, l'ho scritto anche nel mio comunicato stampa, molto bello perché mi ha inorgoglito, non lo nascondo. Dopo 32 anni una donna veniva eletta al Consiglio Comunale di Mintorno. Cosa che è successa anche nel 2012, del resto, sono stata l'unica donna eletta, il resto è stato surroga. E quindi ho pensato che, e poi credo anche che la mia candidatura del 2010 e la mia elezione, penso che abbia un po', come dire, invogliato anche altre donne a fare questo passo. Ora, non perché le donne, io dico che questo è un paese maschilista comunque, questo l'ho detto, lo ripeto. Io non perché le donne siano migliori degli uomini, assolutamente no, perché non è così, però le donne meritano spazio nella politica, non devono essere messe da parte solo perché donne. E questa è una tendenza convalidata dai fatti nel nostro comune. E quindi ho scelto, io l'ho anche detto, cioè io mi ricandido perché ero troppo avanti, non potevo tornare indietro. E spero che la coalizione a sostegno di Gerardo Stefanelli possa vincere questa campagna elettorale e spero quindi in un vero rinnovamento di questo paese, cioè proprio nei metodi e nel modo di fare politica. Come consigliere comunale sono state tantissime le interrogazioni presentate. Fra l'altro testimoniano una sensibilità per tante tematiche. Certamente io leggendole, in attesa che iniziasse la trasmissione, mi sono reso conto di quella famosa frase che c'è nel nostro codice civile, che dice amministrare la cosa pubblica come un buon padre di famiglia. Cioè i nostri legislatori ci hanno usato questo esempio. Nel cristianesimo Gesù dice ama il prossimo tuo come te stesso. I nostri legislatori dicono
comportati come il buon padre di famiglia, cioè come faresti nella tua famiglia. Certamente, vedere poi che il comune di Minturno, come tu hai evidenziato in un'interrogazione, prende a noleggio quattro fotocopiatrici e paga ogni anno 10.600 euro, diventa assurdo perché 10.600 euro le quattro fotocopiatrici si comprano, non si noleggiano e si sarebbe anche risparmiato. Oppure acquistare 15 telefonini cellulari per la Polizia Municipale nel 2012 e poi rimpiazzarli durante la Giunta Galasso e due volte durante la Giunta Graziano. Cioè in pratica mi sembra un po' come quel papà che al figlio compra sempre il cellulare ultimo modello perché deve essere alla moda e deve essere all'avanguardia. Cioè noi abbiamo cambiato questi cellulari quattro volte in brevissimo tempo. E questa è un'altra situazione veramente che denota una forma di mancanza di rispetto. Perché lo dico? Perché c'è un problema che fra poco dirò, ma prima voglio leggere quest'altra. Hai presentato due interrogazioni nel 2012-2014 sul randagismo. Il randagismo che costa moltissimo al nostro comune. Fra l'altro, qui parli ad esempio che questa problematica ha un costo di 1.000 euro al giorno. Perché? Intanto hai citato l'episodio delle fotocopiatrici, perché sta lì in elenco e quella è l'altra delle fotocopiatrici e l'altra dei cellulari, ma Cellulare. questi sono soltanto episodi marginali Certo. in tutto questo mare di spreco, questo flusso di denaro incontrollato. E, tra l'altro, secondo anche la Spending Review è proprio di fuori di ogni regola, ma c'è di più. Parliamo del randagismo, è stata una delle mie prime interrogazioni, 1.000 euro al giorno, e quello che chiedevo soprattutto era il controllo poi sui cani del comune di Minturno, presso i canili di Fondi e di Gaeta. Poi è stato aperto il canile comunale, ma non credo che le spese siano scese. Abbiamo proposto al Consiglio Comunale uno sgravio sulle adozioni, su chi adottava, per le persone che avrebbero adottato cani, eccetera, eccetera. E devo dire, c'è stato anche l'impegno del consigliere con delega al randagismo, però molta distrazione, molta disattenzione da parte della maggioranza, che secondo me alcune problematiche avrebbe dovuto prenderle a cuore perché erano risolvibili. Ma molto di più c'è sul contenzioso, sulle spese legali, sui debiti fuori bilancio. Leggere dei report del revisore dei conti in cui si parla di mancanza di collante tra i responsabili di servizio, l'uno che non sa quello che fa l'altro, oppure che non si sa quello che serve, oppure queste spese che vengono effettuate senza l'impegno. Insomma, sono cose, voglio dire, preoccupanti, cioè mi fanno pensare che chi ha amministrato questo paese non ha amato questo paese, non ha gestito i soldi della famiglia da buon padre. Non si può dare un incarico legale, per esempio, ad un avvocato, un incarico legale di 1.500 euro per recuperare 1.098 euro da un dipendente, e la cui cifra magari è stata già decisa da un giudice o dall'Agenzia delle Entrate. Cioè, non è possibile. Questo significa che è una battaglia corpo a corpo, che è una battaglia contro le persone e sono soldi nostri. Non si può andare, non si può bypassare il Consiglio Comunale per i debiti fuori bilancio, cioè pagare un debito fuori bilancio senza passare per il Consiglio Comunale. È la legge che lo impone, è il TUEL che lo recita, non sono cose inventate da noi. E non si può dire che sono motivati da urgenza. L'urgenza va motivata adeguatamente, lo dice il TUEL. Nel caso di un pagamento, deve essere motivato, ampiamente motivato. Non possiamo fare quello che ci pare con i soldi dei cittadini. Cioè, siccome chi ha reclamato questo pagamento di questa spesa legale è vicino all'amministrazione, oppure non so, non saprei come dire, oppure meglio ancora saprei come dirlo, cioè, e metterci dietro tutto il resto, tutto il passato. Diamoci un metodo, l'abbiamo visto tante volte in Consiglio Comunale. Un metodo che sia cronologico, un metodo che sia da più piccolo a più grande, quelli riconoscibili soprattutto, e sono riconoscibili quelli che passano per sentenze.
dei tribunali. E quindi il paese è andato così, con promesse mancate anche alla minoranza, faremo, diremo, vedremo, niente di fatto. La legge lo dice, entro l'anno finanziario bisogna fare l'elenco dei debiti fuori bilancio e poi vedere se c'è compatibilità nella parte finanziaria e economica del comune. Non si può fare come a casa propria, anzi magari fare come a casa propria. Io penso che un padre di famiglia, specialmente se c'è anche una buona madre di famiglia, se c'è una crisi economica, io penso che vada a vedere dove deve tagliare. Io sono convinta che molto si potrà fare partendo da quello che abbiamo. Io non credo che la coalizione di Stefanelli stia parlando di progetti megagalattici, di cioè, grosse imprese, grosse cose. Io credo che invece voglio partire dal territorio, da quello che questo nostro territorio ha, valorizzare il nostro territorio, le nostre risorse. Io di questo sono convinta e soprattutto mettere in moto una macchina amministrativa, farla funzionare come si deve, con la formazione, diciamo, con supporti validi. Ci sono tante persone valide anche nel nostro comune, ma che comunque sono a volte messe da parte, oppure sono parti preponderanti nelle decisioni e questo non deve accadere, perché io credo che un buon amministratore, cioè una maggioranza, debba dare poi, come è prescritto, degli obiettivi, no? Obiettivi che si devono raggiungere. Non si può distribuire a pioggia il nostro denaro, non esiste. Sai bene che c'è stato il presidente del nucleo di valutazione che si è dimesso, poi magari il commissario l'ha convinto, credo, a rimanere perché aveva bisogno sicuramente diciamo, di questo gruppo di valutazione, però qui si è bypassato tutto, si è perso proprio il senso del rispetto delle regole. Io sono stata per 2 anni presidente della commissione di trasparenza e abbiamo visto di tutti i colori, si rimandava sempre, faticosamente si arrivava alla convocazione, alla riunione, così sugli affitti dovuti al comune, l'RSA, tante belle cose, insomma, no? Non c'è chiara neanche la situazione immobiliare del comune, sono tutte cose che sicuramente hanno avuto un peso sulla cattiva amministrazione. Io ho volutamente fatto questi esempi per giungere a un discorso. In questi giorni, come Caritas italiana, la parrocchia dell'Immacolata, è intervenuta sul caso di una famiglia di Scauri, mamma con 5 figli, due fra scuola dell'infanzia e scuola elementare, ai quali le maestre hanno comunicato che non potevano più usufruire del servizio mensa. E quindi questi bambini, costretti a guardare gli altri che pranzavano, cose raccapriccianti. Sono stato al comune, fra l'altro nell'urgenza la Caritas ha provveduto all'acquisto dei blocchetti, ma la Caritas ha fatto anche un duro documento al comune. Perché? Perché non è possibile che non si interagisca tra l'ufficio scuola e l'ufficio servizi sociali, che hanno lo stesso impiegato e lo stesso sportello. Quindi stesso sportello, stesso funzionario responsabile, stesso impiegato, e non si possa interagire per dire, come servizi sociali, affrontiamo il problema. Allora io dico, mi dispiace, ma vorrei che anche gli animalisti comprendessero il mio discorso. Non è possibile che ci sia una voce così consistente nel bilancio comunale per i cani quando vi sono famiglie in difficoltà. Addirittura la nuova tabella che è stata fatta e aggiornata col commissario prefettizio prevede quattro scalette di pagamento di ticket mensa nella fascia che secondo l'Istat è povertà, cioè tra la fascia della povertà e chi invece ha redditi normali, anche redditi altissimi, la differenza è su 10 euro al mese per i ticket. Cioè stiamo veramente in una politica, in un atteggiamento che io potrei dire alla Thatcher, c'è cioè la totale insensibilità del bisogno dell'uomo. E io dico che se noi non sosteniamo la nostra infanzia,
Ma se durante il fascismo il ministro Fedele aprì un asilo nido per far mangiare i bambini di Mintur, una a Scafri, una a Minturno Capoluogo, una a Santa Maria Infante, inaugurati dalla regina, bene, noi siamo nel 2016 in cui si dice non date più da mangiare a questi bambini perché non viene pagata la mensa, quando si sa che questa famiglia di 5 figli, quindi 6 persone, perché non c'è un padre, non c'è un padre che li assiste, 6 persone, reddito dichiarato ogni anno 4.100 euro. Ora, io dico, ma si fanno delle scelte. C'è un comune che acquista a ripetizione i cellulari e non dà da mangiare ai bambini della scuola dell'obbligo, perché poi sono stato al comune. Sono anche altri i casi di bambini ai quali è stato levato il diritto a mangiare, con la frase è prestazione volontaria. No. Addirittura Minturno non consente di portare il panino a scuola, quindi i bambini devono andare via prima che inizi la mensa. A Scauri invece è consentito il panino. Cioè, mi sembra veramente sprofondare rispetto ad altri comuni e altre realtà del nostro territorio. E lo dico in questo incontro perché conosco la tua sensibilità come madre e come consigliere comunale, come amministratore. Io Certo. non conoscevo questo episodio, veramente, cioè, lo apprendo adesso, ma è veramente raccapricciante, impossibile, è traumatico, traumatizzante per i bambini. Una cosa che non mi è piaciuta proprio anche quando insegnavo, quando si parla di scuola per tutti, non è vero che è una scuola per tutti, non è vero. Una scuola per tutti risponde ai bisogni di tutti. Elabora progetti individuali, li rende possibili nella pratica, non solo sulla carta. I bambini, io mi sono sempre, per esempio, molto allertata quando si parlava di gite scolastiche, stiamo attenti ai costi, facciamo in modo che possano andare tutti. Perché è la scuola dell'obbligo. E allora lì le differenze non devono essere evidenti, è un periodo di crescita importante. I ragazzi si devono sentire uguali, devono avere le stesse. Non li puoi far pagare per delle colpe che non hanno, non devono essere messi da parte perché non vestono griffati. La scuola deve essere anche questo, secondo me. Io mi sono sempre mossa così, insomma, mi ricordo pure cioè inimicandomi qualcuno sicuramente, pure sulla settimana bianca, non è possibile. Queste cose si possono fare quando la società di per sé diventa selettiva, ma nel primo periodo della tua vita, di un bambino, di un ragazzo che cresce, le differenze non vanno marcate, non vanno marcate, anzi vanno sfumate. Bisogna intervenire per questo, perché i ragazzi soffrono e queste cose se le portano dietro. Ti posso dire che, cioè, lo dico anche, io vengo cioè, voglio dire, non ho mai conosciuto, come dire, il disagio economico sicuramente, però nonostante questo nella mia famiglia c'era molta severità su certe cose, non c'era molto, come dire, permissivismo, quindi insomma, si conosceva il valore del denaro, insomma, non è che Certo. bisognava averlo perché c'era, ma perché bisognava essere educativi anche in quello. E questo poi queste sono cose molto personali, ma che comunque sarà che ho avuto la possibilità anche di avere un'educazione, diciamo, religiosa, mi porto dietro questo senso di rispetto degli altri, del prossimo, di attenzione, di aiuto verso i più deboli. È una cosa che tu ti porti dentro. Mimma, tu ti sei molto impegnata in questi anni sul problema ISMEF Ah, e Castello sì. Baronale. E oggi il Partito Democratico ne ha fatto uno dei suoi cavalli di battaglia. Sì. Puoi spiegare un po' il tuo punto di vista su questo problema ai telespettatori? C'è la gente, anche nelle cose buone, no? Se magari ha dei pregiudizi, tende, come dire, a strumentalizzarle nel male, no? Cioè, questo lo dico perché
sui social pure degli attacchi molto gratuiti, molto voglio dire incompetenti anche, e questo mi stupisco, persone con un pezzo di laurea, insomma, che si esprimono in un certo modo. Comunque, io dico che prima di tutto questa non è campagna elettorale, non è stato fatto, non è stato organizzato questo evento per fare campagna elettorale, è un iter che fa parte proprio del nostro percorso, cioè è una tappa del nostro percorso, del nostro iter. Stefanelli ed io nel 2000, all'epoca Stefanelli era ancora come in turno cambio, questo l'ho detto già, nel 2013 abbiamo presentato un'interrogazione sull'ISMEF e nel 2013, nel 2014 ancora, visto che la maggioranza, che la giunta non prendeva provvedimenti. È sotto gli occhi di tutti, non sono cose inventate. Il castello è dei Minturnesi, l'Aria Sieci è dei Minturnesi, sono beni nostri. Allora, nel 2001 si costituisce questa associazione ONLUS senza scopo di lucro davanti a un notaio di Roma. Va bene. Nel 2002 viene praticamente sancita questa convenzione con il comune di Minturno. Praticamente nasce questa Università del Mare, questo forum con, ben scritto sicuramente, con tanti belli intenti, eccetera. Praticamente avrebbero dovuto usufruire di fondi ministeriali, il cui 50% e non più del 50% doveva essere speso per l'intervento sul manufatto ex Sieci. E il resto per la formazione, quindi parliamo di 8 milioni di formazione spesi dal 2002, credo 2003 a oggi, mentre nulla è stato speso per il recupero dell'area Sieci, ex Sieci. Nell'attesa, poi ci sono vari passaggi, c'è una delibera della Giunta in cui si dice che nell'attesa di interventi sull'area ex Sieci l'ISME usufruirà per i corsi di formazione del castello. Successivamente viene prorogata questa cosa, questo uso del castello, mi pare da 3 anni, poi viene portata a 10, eccetera, e poi addirittura trentennale. E nel frattempo però non si è fatto nessun intervento. Ora mi fanno ridere quando dicono: ma poi l'ISME fa speso sul castello, chi gli darà questi soldi? Ma perché sono soldi dell'ISME? Questi sono soldi nostri. Cioè, sotto gli occhi di tutti, e non mi vengono a dire che non abbiamo idee su che cosa fare lì, una volta ritornati in possesso di questi beni immobiliari che sono, che sono nostri. Non è questo che ci manca, non è l'idea che manca. Non parliamo di idee perché siamo quasi Certo. 20.000 cittadini, ognuno avrà la sua idea. Noi dobbiamo ritornare in possesso di questi beni. Tra l'altro, particolare e non di secondaria importanza, nell'interrogazione che facemmo all'epoca con Stefanelli, chiedemmo perché non era stata istituita la commissione di controllo e monitoraggio, che doveva essere composta dal sindaco, dal presidente dell'ISMEF, da un rappresentante del comitato del gruppo ISMEF e da due consiglieri comunali nominati in sede di consiglio comunale. Cosa che è stata fatta su richiesta di Mimma Nuzzo e Gerardo Stefanelli. Ma cioè, vi rendete conto che era un organo di controllo che al 2013 non esisteva e quindi era una possibilità per l'amministrazione di controllare e di sollecitare interventi. Tra l'altro, poi l'ISMEF aveva affidato la progettazione del recupero area ex Sieci all'Università di Cassino, ma non poteva essere un affidamento diretto, doveva essere ad evidenza pubblica, quindi con una gara pubblica, no? E quindi mi è parso, cioè no, si evidenzia poi nel carteggio, perché poi i controlli erano già cominciati prima, dal 2012 ad oggi, nel carteggio che c'è tra l'Avvocatura dello Stato, il Ministero e il Comune di Minturno, è che questi fondi sono andati persi. E allora diamoci una mossa, no? Riprendiamoci questi nostri beni. Tra l'altro,
nell'84, mi pare, nell'84, con il sindaco Camerota, credo, Elio Camerota, l'area è stata acquistata per 920 milioni di lire, cioè voglio dire, quindi con i soldi dei cittadini e con un contributo della provincia di 300 milioni grazie ad Antonio Signore, che all'epoca era presidente della provincia. Quindi sono beni nostri. Ma ti pare che noi per andare a Castello dobbiamo chiedere il permesso all'ISMEF perché c'è un comodato d'uso? Ma se tu dai una tua casa in comodato d'uso e vedi che sta andando in malora, no? Ma tu non intervieni per riprendertela, o Certo. no? È così evidente, quindi voglio dire, siamo capaci di dire, bene, allora, tutto quello che è stato messo in evidenza è giusto, vediamo che cosa dobbiamo fare. Io non voglio neanche dire la colpa è tua, la colpa è mia, certo le responsabilità ci sono, poi ognuno ha la coscienza che ha, insomma, chiamiamola disattenzione, distrazione, non lo so, però non mi sembra. Addirittura, scusami, il sindaco uscente Graziano addirittura dà l'area che si esce, ci prova a darla ai camper, ma dai, insomma, proprio degrado. Ma tu l'hai visto? Quella è una discarica a cielo aperto anche lì. Ma vogliamo parlare di questo? Vogliamo parlare dei rifiuti? Nel 2012, quando il sindaco è stato eletto, non so quante volte ho chiamato l'ufficio per richiamare l'attenzione su discariche a cielo aperto sul territorio e non ultimo lì alla spiaggia dei Sassolini, sai, all'incrocio che viene da giù, dall'approdo e che si incrocia lì davanti, una discarica a cielo aperto, fino a ottobre, cioè ma voglio dire, è possibile, no, doveva intervenire l'ARMA, vedete quello che dovete fare, pigliate sta roba e toglietela, vedete quello che dovete fare, avete parlato di videosorveglianza, se il 22 mi pare. Non credo di sbagliarmi, il 22 luglio mi pare del 2012 il sindaco Graziano fece un consiglio comunale d'urgenza per il problema delle videosorveglianze. Dove sono? Ci siamo precipitati? Ah sì, bene, vediamo. Dove sono? Dov'è questo controllo del paese? Dov'è la sicurezza? Chi garantisce la sicurezza dei cittadini in questo comune? Il tempo è volato via, quasi terminato. C'è un tema che desideri evidenziare ai telespettatori prima che termini la trasmissione? Guarda, io dico sempre la stessa cosa, non perché, cioè, perché ci credo. Io credo che il rispetto delle regole è fondamentale, io credo che la legalità è fondamentale, la trasparenza è fondamentale. Tu sai la battaglia che ho fatto anche per. Io ho quasi vergogna di ripetere questa faccenda dell'archivio storico, per esempio, no? Sì. E sentirmi rispondere già nel 2010 con Galasso, ma la cultura non fa voti, ma che cultura? Che stiamo parlando di un diritto? Qui stiamo parlando di manutenzione delle cose nostre, del nostro passato. Ma stai scherzando? Io ho letto così sui social e mi è piaciuto tanto, a Formia c'è il petrolio, no? Poi spiegava la cultura. Ma non perché io sia, no, perché sono sensibile, no, a certe tematiche. Io credo che la cultura possa essere un indotto anche importante per la ripresa del nostro paese. Abbiamo un'area archeologica che è bellissima, ce l'invidiano tutti. Il Teatro Romano. Ma ti rendi conto? Abbandonato, non si può, ma che cosa non si può? Andiamo gradualmente, spendiamo bene i nostri soldi. Io credo che, io sono convinta, il mio messaggio vuole essere questo, che noi dobbiamo partire dalle cose che abbiamo, dalle piccole cose. Non dobbiamo promettere ai cittadini chissà che, perché poi i cittadini, il giorno dopo, se vinci, e tu qua avete fatto questo, cioè voglio dire, no, un momento, infatti concordo pienamente con l'idea di Gerardo Stefanelli di organizzare un cronoprogramma, cioè un patto con i cittadini. Se saremo eletti nei 5 anni noi faremo questo. Quindi tu dici qual è il tuo messaggio? Intanto mantenere quello che dici, fare quello che si dice. Un politico deve fare quello che dice, deve essere coerente, la coerenza col programma. E
E se qualcosa non dovesse andare per il verso giusto, spiegarlo ai cittadini. Oggi non è più come una volta, la gente partecipa di più e ci sono tante persone competenti alle quali veramente faccio questo grande appello di mettersi al servizio del paese, non di un partito, ma del paese. Ci sono tante belle intelligenze, tante belle competenze che possono sicuramente essere una risorsa di riferimento per noi tutti. Mimma, grazie di essere venuto e grazie del tuo impegno. Grazie, grazie a te.